cari amici, questo è un video dedicato esclusivamente a Gianroberto Casaleggio. Questa volta non parlo di Beppe Grillo e secondariamente di Gianroberto Casaleggio, parlo solo di Gianroberto Casaleggio, va bene? Perché vedete, io mi trovo a Roma e a Roma i romani leggono il Messaggero, io sono qua in un bar e vedete, cari amici, Casaleggio star a Cernobbio, esalta il web ma a porte chiuse. Però quello che mi interessa è l'analisi di Illy, sapete, no? L'industriale del caffè, e quale critica, cioè dice che Gianroberto Casaleggio non ha detto quasi nulla. Ah, guardate che quasi tutti i giornali che ho sfogliato qua al bar dicono la stessa cosa, che Roberto Casaleggio non ha detto nulla di nuovo. Beh, vediamo un po' qualcosa che dice Illy, Riccardo Illy, ex presidente del Friuli Venezia Giulia, ex sindaco di Trieste e anche grande industriale del caffè, che dice che Casaleggio ha parlato di internet, del funzionamento della rete, ma ha affrontato la questione in modo elementare. Poi dice che il Movimento 5 Stelle, che fa tutto sulla rete, su internet, su web 2.0, ha avuto ampi consensi perché ne hanno parlato i giornali e la televisione. E beh, insomma, poi ve la potete leggere voi, tutto, andate su web.0, appunto, che potete leggere questo articolo che appare sul quotidiano romano il messaggero, cari amici, il messaggero di oggi, lunedì 9 settembre 2013. Quasi tutti hanno stroncato Casaleggio, quasi tutti, non ha detto niente di nuovo. Beh, allora io vorrei rispondere a coloro che hanno criticato Gianroberto Casaleggio, che non avrebbe detto di nuovo, non avrebbe detto nulla di nuovo, perché tutto il merito sarebbe della stampa, della televisione, della radio, che hanno enfatizzato quello che il Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, Gianroberto Casaleggio dicevano sul web 2.0. vorrei dire loro per quale motivo e sono calate le tirature dei quotidiani, benché i quotidiani godano ancora di aiuti statali, sono calate le tirature dei giornali e la pubblicità sulle televisioni è calata. Come mai i quotidiani e le stesse televisioni si sono messe online? Per quale motivo? I critici di Gianroberto Casaleggio dovrebbero rispondere a queste mie domande: perché la gente ci va sempre di meno nelle edicole a comprare i giornali? Perché la gente la segue di meno la televisione? Ci sarà un motivo, ma perché adesso con il web 2.0, con internet, con il web, almeno le giovani generazioni almeno si sono spostate tutte su internet. La diffusione delle notizie avviene prevalentemente su internet. Ma come si fa a ignorare il grido di dolore che sale dalla carta stampata, dagli editori di carta stampata, che sale dalle televisioni che vedono calare gli introiti pubblicitari? E gli introiti pubblicitari si spostano sul web. Ma io sono un piccolo esempio. Io ho questa mia piccola TV on demand, sulla quale, essendo io partner di YouTube, appare tanta televisione. Questa mia piccola TV on demand è piena così di pubblicità. Perché? E sì che il web, internet, il web 2.0 vive senza gli aiuti statali. Si è dimenticato di questo? Si dimenticano di questo gli oppositori, i denigratori, i minimizzatori di Gianroberto Casaleggio? Ma sì, il futuro è nelle mani di internet e nelle mani del web 2.0. Ok, cari amici? Beh, fatemi sapere voi come la pensate, cari amici, d'accordo? E i vostri interventi sono sempre ben accolti.
Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.